Hanno in mano documenti che non lasciano dubbi sulla legittimità del Prosecco come marchio veneto. Il gruppo di lavoro, pronto a dar battaglia al Prosecco croato, si è riunito a Venezia per definire le ultime specifiche del dossier con cui in Europa sarà rivendicata l'esclusività della denominazione che i croati vorrebbero shipparci. A Venezia anche il sottosegretario all'agricoltura Gianmarco Centinaio. L'obiettivo su cui stiamo lavorando è quello di cercare di tutelare sì il Prosecco, con l'importanza di un prodotto come questo, di un vino. Io oltre ad avere la delega alle denominazioni ho anche la delega al vino, e quindi per me diventa un fatto proprio anche come sottosegretario, ma il nostro obiettivo, come dicevo, è quello di tutelare tutto e tutelare il nostro paese. Lo riteniamo una questione nazionale, chiederemo, anzi il Presidente Vallardi ha già chiesto al Presidente Draghi di occuparsene personalmente, proprio perché è il Presidente del Consiglio che a questo punto deve diventare, oltre che il Ministro delle Politiche Agricole, oltre che la nostra task force, oltre che la Regione Veneto, la Regione Friuli e tutti noi, il Ministro, il nostro Premier deve diventare un po' il nostro portavoce in Europa. E quindi il lavoro che stiamo facendo, come dicevo, è quello di aver creato una task force ad hoc, un gruppo di lavoro, mi piace più utilizzare la parola italiana, un gruppo di lavoro, visto che faccio il sottosegretario al Made in Italy, mi piace, continuo a utilizzare parole nostrane, un gruppo di lavoro fatto da tecnici dei ministeri, fatto da tecnici delle regioni, fatto da tecnici dei consorzi, e quindi andremo a dare una doppia lettura, una lettura storica che è appunto tutto quanto ha indicato il Presidente Zaia, e poi una parte più che altro giuridica, burocratica, dove andremo a smontare, cercheremo di smontare appunto tutte le indicazioni che sono state indicate appunto dalla Croazia. Io sono un ottimista di natura, perché penso che l'Italia, soprattutto sulla partita agroalimentare, debba andare non solamente in Europa ma in giro per il mondo a testa alta. Noi dobbiamo essere autorevoli quando ci presentiamo al cospetto dei nostri interlocutori, di conseguenza sono ottimista. Poi però non voglio fare lo sciocco di turno, e di conseguenza penso che fino a quando non ci diranno sì, ok, bollinato, bisogna mantenere sempre l'attenzione. Però abbiamo delle ragioni storiche e giuridiche per poter portare a casa il risultato.